Eccoci, benvenuti, bentrovati Luca Tremolada, Andrea Gianotti. Buongiorno Andrea, come stiamo? Buongiorno, stiamo alla grandissima come al solito. Molto bene, nello schermo grande per modo di dire, Stefano Fiorini, dottorando in computer science all'Università Bicocca di Milano, fresco di ritorno da Londra. Siamo tranquilli, siamo sereni? Sei emozionato? Sì, tutto un po', dai. Sì, okay. Un po' di... Allora, non ti emozionare troppo, ma guardati la sigla. Allora, Data Jobs, la giornata tipo di chi lavora con i numeri, finalmente dopo esperti, espertoni, start-upper, imprenditori, professori, docenti, torniamo a parlare con uno studente, no? Che è un po', insomma, l'obiettivo primario di questa video rubrica. Allora, Stefano Fiorini, innanzitutto... abbiamo già detto che stai finendo il dottorato. Di che cosa ti occupi? Sì, allora io sono all'ultimo anno del dottorato, come dicevamo prima, in Bicocca, e mi occupo principalmente di applicazioni di deep learning e machine learning nell'ambito della smart mobility. Quindi ci occupiamo molto di analizzare e utilizzare dati che riguardano il traffico o gli spostamenti dei veicoli all'interno delle città, e cerchiamo di fare alcuni lavori come prevedere ad esempio il numero dei veicoli che si spostano da un'area all'altra, o cercare di integrare sistemi di relocation con sistemi di previsione. Quindi diciamo lavoro in questo ambito, nell'ambito quindi della... Qual è l'obiettivo? Che cos'è che vi state cercando? Ecco, perché le cose che noi abbiamo raccontato, vero Andrea, nel corso di queste puntate, è insomma l'applicazione dell'intelligenza artificiale, ma non solo, in vari ambiti. Non ci eravamo mai occupati di smart mobility, per cui di traffico, di previsioni sugli spostamenti delle auto, che invece è un tema proprio adatto, insomma, per l'applicazione di questi algoritmi. Allora, vorrei capire come vi state, come, insomma, da che punto la prendete, ecco. Allora, diciamo che inizialmente inizialmente il problema che volevamo risolvere o cercare di risolvere era quello di lavorare sulla previsione, quindi andare a vedere ad esempio quanti veicoli si spostano tra un'ora e l'altra all'interno della città. Questo perché è importante? Perché naturalmente permette a chi utilizza questi algoritmi di conoscere, di prevedere in anticipo dove saranno i veicoli nelle ore successive. Quindi, cioè, per dire, visto che tu sei milanese, sì? Sì, sì, sì. Ok, sì. Quindi immagino, no, adesso, senza, dalle 7 alle 9, gran casino di macchine che arrivano verso il centro di Milano, dalle 5 un poi defluisce. Messa così non c'è bisogno però dell'intelligenza artificiale. Diciamo che il vantaggio dell'intelligenza artificiale è quello che fondamentalmente noi cerchiamo di suddividere la città in diverse aree, e quindi riusciamo ad avere una previsione nelle ore successive che permette di identificare dei probabili comportamenti degli utenti. Noi fondamentalmente utilizziamo spesso dati di mobilità sharing, che possano essere biciclette, che possano essere car sharing o scooter elettrici. Quello che andiamo a fare... Quando dici mobilità sharing, chi vi dà i dati? Perché tu sai che sei in una tana di data journalist, per cui insomma, che dati utilizzate? Che poi... Allora, principalmente, allora, la premessa di tutto è che è difficilissimo avere questi dati. Quindi questa è la premessa. Neanche a voi ricercatori. Neanche a noi ricercatori, ci sono grandi difficoltà ad avere i dati. Abbiamo chiesto a vari enti, anche Comune di Milano o altri enti, è veramente difficile ottenere questi dati.
Quindi in realtà noi utilizziamo per alcuni modelli di previsione, abbiamo utilizzato dei dati che sono già presenti allo stato dell'arte, quindi sono dati che sono disponibili per tutti i ricercatori e che fanno riferimento principalmente a città come New York, quindi città americane dove è entrata in vigore negli ultimi anni una policy in cui i dati devono essere liberi, cioè gli utenti possono scaricare questi dati e utilizzarli. Oppure utilizziamo dei dati che invece provengono da città cinesi, anche in Cina, diciamo, naturalmente è difficile avere questi dati, però ci sono molti dati riguardanti città cinesi che sono anche essi disponibili. Quindi diciamo, principalmente ci utilizziamo questi dati qua che sono già presenti allo stato Adesso dell'arte. poi vedremo se con il Digital Market Act e il Data Act l'Europa imporrà nuove regole a insomma, queste grandi piattaforme che tengono queste importantissime informazioni. Beh, pensiamo anche a Google. Google in parte le rilascia già, però tutti i dati geolocalizzati, no? Sugli spostamenti o così per un ricercatore sono un patrimonio. Ma infatti, prima di lasciare la parola a Andrea, volevo chiederti solo una cosa, ma quindi in questo momento utilizzate dei dataset quanto grandi? Quanti Allora, dati analizzate? ci Intanto sono. faccio vedere anche una. Questo che. Ah, Esatto, vedi, poi questo ce lo spieghi diciamo. dopo. Ce lo spieghi Ok, dopo. sì, comunque diciamo che per quanto riguarda i dati, generalmente sono dati che analizzano un anno all'incirca. Abbiamo all'incirca un anno di dati, dipende dal campionamento che viene fatto. Solitamente il campionamento è orario, quindi abbiamo ogni ora. Di ogni giorno abbiamo quindi ogni ora all'interno di un anno, quindi abbiamo Quanto è una... grosso il dataset? e parliamo allora arriviamo siamo arrivati anche a 50 giga di dati, infatti per questo con 50 giga di dati per il suo processamento abbiamo dovuto utilizzare dei cluster, quindi abbiamo dovuto diciamo utilizzare un'architettura specifica affinché questi dati potessero essere processati in modo opportuno. Quindi arriviamo, diciamo che alcuni dataset allo stato dell'arte sono già strutturati, quindi sono già suddivisi per intendere, in matrici, quindi già suddividono la città in aree e quindi questi dati qua non hanno una grossissima dimensione. Però altri dati che abbiamo utilizzato, ad esempio dati riguardanti la città di Roma, che ci sono stati dati, o altri dati riguardanti la città di Milano che siamo riusciti ad ottenere, abbiamo questa mole di dati era molto grossa, quindi parliamo di 50, 60, 70 anche giga, e questi dati sono stati poi processati con architetture specifiche Ma affinché. per fare nome e cognomi, che architetture usate? Ah, È un momento un po' tecnico, però a me abbiamo piace. utilizzato Spark, quindi PySpark, che ci permette di lavorare in modo ottimale e ci ha permesso di passare da dati grezzi a dati effettivamente utilizzabili Ma avete all'interno pulito tutto voi? di un. Sì, Era da. sì, sì. Mazza. Sì, cioè nel senso ci sono stati dati questi dati, ad esempio, ad esempio, i dati di Roma sono praticamente sono delle autovetture che vengono campionate ogni 100 secondi. Quindi abbiamo questo dato, quindi abbiamo il trasferimento dall'autovettura, quindi l'autovettura appena si accende inizia a trasferire i dati, si sposta all'interno della città di Roma oppure esce. Quello che noi abbiamo fatto fondamentalmente è andare a campionare e a diciamo, a identificare quale fosse il viaggio. Quindi quello che ci interessava a noi era capire da dove è partita l'autovettura, dove è arrivata l'autovettura. E quindi abbiamo processato i dati affinché il dato finale fosse in grado di darci questa informazione e poi fosse utilizzabile all'interno del nostro modello di previsione. Andrea. Ecco, tu immagini un modello, il tuo lavoro che è più finalizzato, diciamo così, alla definizione di politiche pubbliche sul tema o più verso uno sfruttamento commerciale dell'informazione, per cui magari è possibile, che ne so, utilizzarlo per appunto migliorare la parte di mobilità di un'azienda, ad esempio, che deve spostare camioncini in giro per Milano per fare consegne. Ecco, qual è il lato, secondo te, applicativo più interessante delle cose che stai studiando? Ti sta Allora, chiedendo come intendi fare i soldi, te la riassumo in una maniera un po' perché poi alla fine a meno noi poi prosaica, no? interessa. Capito? Io e Luca Io lo cerchiamo conosco, sempre. non ho io e Luca, lo conosco da una vita, per cui so dove vuole arrivare, perché tra un po' ti ingaggia e farete un'app insieme.
rispondi serenamente. Allora, in realtà può essere utilizzata in entrambi gli ambiti. Nel senso, a livello aziendale abbiamo fatto anche un lavoro, diciamo, dal punto di vista aziendale, in cui siamo andati ad analizzare, ad esempio, l'utilizzo di modelli di previsione insieme a modelli di relocation, e siamo andati a vedere quanto fosse l'utile in più che l'azienda può ottenere se riesce a spostare in modo ottimale i suoi veicoli all'interno della città. Quindi, diciamo, questo esempio, questa applicazione è esplicativa di come l'integrazione di modelli di previsione ottimali e relocation possano aiutare naturalmente le aziende. Dal punto di vista invece più del pubblico, dell'utente, diciamo che questi sistemi permettono, ad esempio, sempre il sistema di relocation, naturalmente se il sistema di relocation è più efficiente, gli utenti possono più facilmente trovare i veicoli e possono più facilmente raggiungere i luoghi che vogliono raggiungere, ecco. Dal punto di vista, ad esempio, dei comuni e degli altri enti pubblici, avere questi sistemi sicuramente può permettere, ad esempio, di avere un'idea di come è strutturata la città, perché, ad esempio, un altro lavoro che abbiamo fatto riguardava l'analisi del comportamento degli utenti per capire se la città di Milano effettivamente possa essere suddivisa in altre macro aree, non nelle macro aree, ad esempio, dei quartieri o dei municipi che ci vengono imposte, ma se ci siano dei comportamenti degli utenti all'interno che possano clusterizzare diverse aree della città, quindi possano raggruppare diverse aree della città per, ad esempio, comportamenti di mobilità. Quindi, diciamo, fai un esempio, cioè, nel senso che magari, non so, adesso magari qualcuno non conoscerà Milano, però il tema è che Paolo Sarpi, cioè insomma, la zona cinese di Milano, in termini di mobilità è più affine, per esempio, a Garibaldi. No, non lo so, cioè, qual è Esatto, diciamo, l'obiettivo di quello studio era, cioè, fondamentalmente, l'esempio esatto può essere questo. Io guardo Paolo Sarpi e Paolo Sarpi fa parte di un municipio. In realtà, in termini di comportamento, cioè gli utenti dove vanno, da dove arrivano, quello che noi abbiamo fatto fondamentalmente è andare a chiederci: ma se gli utenti si comportano così, come si comportano gli utenti degli altri quartieri o delle altre parti della città? Se il comportamento è simile, vuol dire che magari tutti gli utenti di Sarpi e di un'altra zona della città si spostano nel centro città, poi ritornano a casa, diciamo, questi pattern, questi comportamenti comuni ci permettono di identificare aree che in realtà noi non avremmo mai considerato come simili. E quindi anche di multarli o di mettergli delle zone a pagamento, perché poi, cioè, insomma, è questa la cosa. Sì, più che altro è la questione che, ad esempio, in termini, ad esempio, per i comuni può essere anche un vantaggio per capire dove, ad esempio, magari proporre nuove soluzioni di trasporto. Quindi se io ad esempio, capisco che due aree della città che stanno distanti tra di loro hanno un comportamento simile, allora le andrò a trattare come la stessa identica area. Quindi non vado più a trattarle come due aree separate che appartengono a due municipi separati, ma le considero come due aree molto simili tra di loro. E quindi le politiche che applico in un'area le andrò ad applicare anche nell'altro. Naturalmente le politiche di tipo di mobilità. Trasporto pubblico, mi immagino, nel senso aumento il numero di tram che fanno quella data tratta, perché mi rendo conto che c'è un eccesso di veicoli su gomma, no? Che rischia di bloccare il traffico, di dare fastidio. Per cui, cioè, muoviamo sempre in quell'ambito lì. Ma che invece cos'è che stiamo vedendo in grande? Allora, questo è l'esempio, questo è il problema da cui siamo partiti, che è fondamentalmente quello di cui parlavo prima, della previsione degli inflow e l'outflow, cioè dei veicoli che entrano e escono dalle diverse aree della città. L'obiettivo, cioè il problema è: io conosco, ho i dati storici, quindi conosco storicamente qual è il comportamento in ogni singola ora, per ogni singola area, dei veicoli che entrano ed escono. L'obiettivo qual è? Quello di prevedere in anticipo
come sarà, cioè come saranno queste aree. Quindi se il numero di veicoli che entra è alto, il numero di veicoli è basso. E fondamentalmente l'obiettivo poi è andare a capire in termini poi pratici se nelle ore successive quelle aree saranno intasate dal traffico o no, in modo naturalmente molto più dettagliato rispetto alle naturali assunzioni che facciamo del tipo che durante il giorno, cioè alla mattina, le persone si spostano all'interno della città e la sera tendono ad uscire dal centro e spostarsi verso il centro. Com'è che ci facciamo i soldi con sta roba qua, secondo te? Perché così è troppo da ricercatore, no? Cioè, poi noi siamo, cioè il comune va bene, figurati, però insomma... Sì, però insomma, poi diciamo così. Esatto. No, però so, va benissimo, cioè, io... è il bene pubblico prima di tutto, però... Esatto. Non so, possiamo immaginare che, ad esempio, se io un'applicazione del genere, ovviamente immagino che già le grandissime aziende che fanno logistica e trasporto si siano dotate di soluzioni che possano prevedere e ottimizzare i flussi delle merci, dei trasporti. Penso che qualsiasi anche medio, piccolo autotrasportatore, cooperativa o gruppo debba iniziare a pensare un po', visti i costi crescenti delle varie materie prime, della benzina e del gasolio, sia fondamentale riuscire a ottimizzare il traffico. Già oggi ci sono parecchie applicazioni anche per uso personale, no? Che lo fanno quando io la mattina, io domani devo andare in ufficio, oggi sono a casa, apro la mia bella applicazione, dico devo andare lì, qual è la strada, e ogni giorno mi fa fare una strada diversa. Qual è secondo te il vantaggio di questo vostro approccio rispetto a quello, diciamo così, che già oggi c'è a livello di mercato? Cioè, nel senso che io intravedo delle potenzialità nel ragionamento di area, no? Però vorrei capire da te qual è il vantaggio e la principale differenza rispetto alle soluzioni che già sono di mercato oggi disponibili. Allora, per quanto riguarda, diciamo, rispetto alle applicazioni attuali, diciamo, allora, la premessa è che noi sicuramente non abbiamo a disposizione i dati che vengono utilizzati, ad esempio, da Google, quindi, diciamo, il traffico in tempo reale per noi è veramente difficile, non possiamo averlo. Però, diciamo che l'applicazione principale che potrai trovare è della suddivisione in aree riguarda, ad esempio, la relocation. C'è quindi il problema di relocation più che il problema di aiutare gli utenti, perché per quanto riguarda l'aiuto degli utenti per scegliere la tratta migliore, diciamo Google Maps, sono sincero, funziona molto bene ed è molto efficiente. Però per quanto riguarda ad esempio l'utilizzo della previsione per fare relocation, quindi dare alle società informazioni su dove saranno i loro veicoli nelle prossime ore, sicuramente è molto molto, può molto aiutarle. Questo perché naturalmente, diciamo, questo aiuta da entrambe le parti, sia gli utenti che utilizzano i veicoli di sharing, sia le società. Le società naturalmente, sì. Ma quindi, no, scusami, per capire la relocation, no? Cioè, sì. Praticamente tu cosa vai a calcolare? Dici, guarda che alle 12:20 i tuoi furgoncini saranno tutti da quella parte lì congestionati o ce ne sarà uno più veloce. Questa è la relocation. Esatto. La relocation... quindi accetta degli incarichi solo in quella zona lì, più che scegli la strada giusta. Esatto, più che scegli la relocation, fondamentalmente io ho la mia flotta di veicoli all'interno della città. Gli veicoli, attraverso i sistemi di relocation, che cosa succede? Che ci sono degli algoritmi naturalmente che identificano quali siano i veicoli da prendere e spostare in modo manuale in altre aree della città. Perché questi veicoli vengono spostati? Un esempio può essere, ad esempio, vicino all'Università Bocconi, spesso succede che si trovano tantissimi scooter, tantissime biciclette. Perché? Perché naturalmente le società di sharing sono a conoscenza che in quell'area ci sono degli studenti e quindi tendono a spostare in alcune ore della giornata questi veicoli in quelle aree affinché gli utenti le possano utilizzare, certo, e naturalmente loro possano guadagnarci. Il sistema di relocation che noi avremmo proposto è un po' questo, però io non lo faccio in modo manuale, cioè non cerco di prevedere in anticipo dove saranno i miei veicoli e quindi non faccio, diciamo, non faccio spostare le mie camioncini che spostano manualmente, li faccio spostare in modo logico e in modo
corretto, diciamo, ecco, per naturalmente maggiore efficienza, maggior profitto e per fornire agli utenti un servizio migliore. Senti, poi, ma invece il problema dei parcheggi voi non potete fare nulla? Cioè, adesso una cosa che a me Questo sembra perché Luca ha il SUV e quindi lui abita in centro e no, vuole no, parcheggiare. Questa è la aspetta, verità. no, Ha una io macchina di no, 8 metri e fisicamente non ci sta della che mi vita. fai arrabbiare. No, è che io, per esempio, che credo che tutto il traffico si va verso la città intelligente, quindi il trasporto elettrico, il trasporto sostenibile, i mezzi pubblici, mi aspetto che ci saranno sempre meno parcheggi, no? Cioè che e devo dire che siccome guido male, non so parcheggiare, è una cosa che mi genera un'ansia mostruosa. Cioè io sarei disposto a pagare tanto se nelle le rare occasioni in cui, cioè quando devo usare la macchina, anche per una questione di ottimizzazione dei tempi, so che andando in quella zona c'è quella disponibilità di posti, che non è una cosa impossibile da fare, no? Cioè, Sì. devi aggregare dei dati. Perché non fate una cosa di questo tipo? E in realtà ci stiamo lavorando attualmente, nel senso Vedi? che Vedi Gianotti, vedi che tu dici che te ne freghi perché sei bravo ad andare in macchina, invece è una roba. allora, Spiega. nel senso, attualmente per quanto riguarda, diciamo, i modelli allo stato dell'arte, quindi ciò che c'è disponibile, molti studi fanno riferimento a previsione sul numero di parcheggi liberi all'interno dei silos, quindi dei parcheggi privati. Quello su Certo. cui noi stiamo lavorando è in realtà andare a prevedere quant'è il numero di veicoli che sono in sosta in una diversa area della città in una determinata ora. Quindi diciamo, noi ci stiamo spostando più che su una sosta in parcheggi privati, quindi in silos, su soste per strada, che è quello che diciamo che serve di Perché più, non che paghi, perché il tema è che non paghi, non perché paghi. quello la Esatto. Diciamo un po' questo è quello che stiamo facendo e lo stiamo facendo per la città di Roma. Abbiamo appena finito una tesi di magistrale che si occupava proprio di questo, diciamo, è un primo approccio. Naturalmente, quello che abbiamo cercato di fare era confrontare diversi modelli di previsione che sono presenti allo stato dell'arte, quindi che vengono utilizzati generalmente per altre tematiche. Lo abbiamo provato ad applicare per questa tematica specifica dei Ma parcheggi. com'è che fate a definire le soste? Cioè le misurate con le mappe satellitari? Dico una cazzata, No, in però realtà, insomma. fortuna. Allora, diciamo che per quanto riguarda. Allora, il primo problema che. Allora, sono due problemi. Il primo problema che stiamo affrontando noi è di prevedere il numero di veicoli che sono in sosta, e questo riusciamo a farlo grazie a dei dati della città di Roma, dove noi conosciamo quando il veicolo si accende e quando il veicolo si spegne. Quindi conosciamo il tragitto e sappiamo quando è in sosta, sappiamo anche il Ok. tempo di sosta. Il secondo problema che non abbiamo ancora affrontato riguarda proprio l'identificazione del numero effettivo di parcheggi disponibili, perché naturalmente una determinata area della città magari ha 4-5 parcheggi disponibili, un'altra area ne ha 20. Quindi diciamo questo secondo problema di identificare in modo pratico, quindi con analisi magari di dati satellitari o con analisi di altre immagini è diciamo il secondo problema. Quindi una volta che io riesco a prevedere il numero di auto che ci sono in quell'area lì, conoscendo il numero di parcheggi, faccio la differenza e quindi so quanti parcheggi liberi ci sono in quella determinata ora. Però Esistono delle fotografie satellitari che mi permetterebbero di fare cioè di vedere, cioè addirittura i parcheggi lì, no? Allora, per quanto riguarda le immagini, noi abbiamo spesso utilizzato OpenStreetMap, che è un sito in cui si possono scaricare È in un open modo source, amatissimo da noi, fatto dagli utenti, è un esatto, che è Google quello. Maps dal basso, ecco. Esatto. Diciamo, allora, tra virgolette, il problema di OpenStreetMap è che non fornisce un'identificazione, cioè non ti fornisce effettivamente il numero di veicoli, è molto difficile, cioè il numero di parcheggi, è molto difficile, mette un'indicazione con la P,
però per il resto non riesci a identificare. Quindi servirebbero dati satellitari. So che ci sono disponibili, ad esempio, Sentinel-2, quindi dati che vengono messi a disposizione di immagini satellitari, però non so se riesco, cioè non so se si riesce da quelle immagini a identificare effettivamente il numero dei parcheggi. Bisogna vedere, diciamo, fondamentalmente la granularità, perché spesso, diciamo, il primo problema è che noi affrontiamo prima di utilizzare modelli di previsioni è capire se noi, soprattutto nel campo dell'immagine, se noi in prima persona riusciamo a identificare quello che chiediamo al nostro algoritmo. No, perché sai, cioè, un conto è il silos privato dove pago, che insomma, se so che è lì, è raro che di trovarlo tutto occupato a meno che c'è un concerto e così. Un conto invece è, io sono genovese, cioè il posto libero è io li pago, Fondamentale. anche perché capisci, è un risparmio straordinario, anche perché almeno a Milano i parcheggi costano un botto, cioè è tipo un cinema, cioè devi... Se vai in cinema in centro e ci vai con la macchina, cioè ti va via è come se andassi a vedere due spettacoli di seguito. Assolutamente no, sì, è veramente una grande problematica quella dei parcheggi e sì, cioè è proprio una cosa su cui stiamo iniziando a lavorare ora perché ci sembra poi un filone di ricerca anche abbastanza, cioè molto promettente perché diciamo una Io intanto preliminare. sto guardando le tue slide, intanto lascio la parola ad Andrea, che poi No, sono allora, finite le slide. adesso, come Tre, dire, queste qua. il tema della, diciamo, della ricerca in senso lato sulla mobilità, sul modo in cui andiamo a spostarci nelle città e non solo diciamo, nelle città, anche fuori, ci aiuta un po' anche a capire tutta quella serie di dinamiche in termini economici, ma anche in termini sociali che poi sono sottostanti, no? Avere i dati per un periodo sufficientemente lungo ti aiuta anche a capire come cambia una città. Pensiamo a Milano, ma pensiamo anche a Roma, no? Quali sono i quartieri che si popolano, i quartieri dove ci sono i nuovi insediamenti. E questa cosa è fondamentale per riuscire a capire e a valutare anche l'efficacia delle varie politiche pubbliche. Che ne so, se io metto e costruisco i palazzi lontani dagli uffici, probabilmente non faccio un grande servizio. Ovviamente ci sono architetti urbanisti che immagino useranno ampiamente questi dati per pianificare e poi per verificare se i loro piani e le loro ipotesi sono comunque corrette. E questa cosa, insomma, aiuta già a Milano in particolare, penso al comune, ci sono delle ipotesi di riduzione dei movimenti cittadini all'interno di una certa durata per favorire il trasporto su bici anziché il trasporto su auto. Insomma, avere a disposizione delle serie storiche e dei modelli di capacità di interpretazione di questi dati, secondo me, è ovviamente una delle chiavi per guardare Però alla città del Andrea futuro. ha tutto il TomTom, tutto Google, cioè nel senso È che la appunto, è cosa quello il pazzesca è tema. quella, cioè nel senso che adesso ci stiamo inventando delle cose, però di fatto quelli sono i dati chiaramente coperti dalla privacy, che però se venissero diffusi in modo anonimo, noi tra l'altro Andrea li avevamo anche utilizzati, no, nel periodo del Covid per Sì, certo, mappare vero. le zone, per andare a capire dove, innanzitutto se qualcuno usciva di casa durante il lockdown, e poi eravamo andati anche a cercare di capire come dovevano cambiare le abitudini della città, cioè se c'era quando le persone andavano al supermercato, perché c'era il tema di non trovare coda. Per cui insomma, dalla pandemia in poi, l'idea di guardare agli spostamenti per capire delle cose, adesso la faccio un po' semplice, è entrata molto nella logica, anzi non solo nell'immaginario collettivo perché è utile, ma immagino anche nell'immaginario aziendale. La cosa paradossale, ma lo dico al ricercatore, è che questi dati sono una fonte inestimabile, ce ne sono tutti dentro a tre o quattro grandi soggetti privati. Ma voi avete mai provato a chiedere i dati in tempo reale o ve li fa pagare? No, come funziona? No, in realtà, cioè sì, esatto, sono in mano a molti e ci sono ad esempio società come Fluctuo, non so se conoscete, che
raccolgono dati di mobilità sharing in un sistema molto efficiente che permette in molte città europee. Com'è che si chiama la società? Fluctuo si chiama Fluctuo. Fluctuo. Fluctuo, sì, è una società spagnola e diciamo quello che loro fanno è raccogliere i dati di sistemi di mobilità di sharing e poi venderli o utilizzarli all'interno della loro piattaforma. La difficoltà è che spesso i dati di mobilità sharing li hanno quelle società, quindi che hanno sistemi di sharing, ad esempio, cioè che ad esempio ci sono alcune società cinesi e quindi è veramente difficile anche una volta contattati è difficile che poi ti forniscano questi dati perché ci sono tantissimi problemi di privacy e problemi sugli utenti perché si può, ad esempio, cioè uno diciamo, delle argomentazioni che ci viene data è quella che riguarda il fatto che noi tramite i dati uno può capire il comportamento di ogni singolo utente, quindi bisogna fare politiche di, diciamo, di anonimizzazione, quindi diciamo, ci sono molti problemi riguardo ai dati di mobilità. Che però, consentimi, a parte che stanno lavorando su tecnologie di anonimizzazione più sicure e tutto quanto, però è anche una mezza scusa perché nel senso l'obiettivo di un ricercatore non è quello di andare a vedere le abitudini quotidiane di Andrea Gianotti Che sono anche abbastanza noiose, insomma. ma parlo anche per me, cioè nel senso che cioè, siamo di una noia pazzesca e siamo prevedibilissimi nei nostri spostamenti, come peraltro la maggior parte delle persone che hanno un lavoro sedentario, no? Però non lo so, cioè, quello è un vulnus. Che a me stupisce che voi all'università, perché sai, un conto dici, sai, a un editore non li diamo perché poi voi siete giornalisti, di fatto poi queste informazioni le utilizzate per fare dei servizi e quindi diciamo, raggiungere nuovi utenti, nuovi lettori, nuovi spettatori, quello che vogliamo. Cioè, un conto è l'università. Sì, diciamo che cioè, i dati alla fine sono è no petrol, cioè come dicono, è the new oil, Però quindi non sei arrabbiato, cioè, no, non sono siete arrabbiati, cioè, adesso non è che per incitarvi, però io se fossi un ricercatore sarei arrabbiatissimo, perché ho i miei algoritmi, ho tutti i miei strumenti, l'università mi paga i software per clusterizzare, eccetera, però sono lì che devo mendicare due dati per validare, tra l'altro, un algoritmo che se fossi dentro a Google ci metti un secondo. E infatti qui arriva la domanda, cioè tu da grande che cosa vuoi fare? Vuoi andare a lavorare da Google, Beh, evidentemente. diciamo che non sarebbe una cosa brutta. Diciamo, sì, mi Vi piacerebbe lavorare in qualche. vendete tutti alle grandi piattaforme delle Ticino californiane, perché poi o vai da Google o vai in Cina, perché da quello che ho capito i dati arrivano da quelle due parti lì. Ormai O sì. la Sì, California o Pechino, mamma mia. esatto. No, diciamo che ormai il primo anno, probabilmente il primo e il secondo anno, ero un pochettino più agguerrito su questa tematica, però diciamo ormai ci ho fatto il callo, nel senso sono consapevole di questa difficoltà, sono consapevole che i dati sono molto importanti, quindi queste società se li tengono ben stretti e chi ce li ha se li fa pagare molto, perché naturalmente diciamo questo è uno dei business che hanno, è uno dei core business, quello di far cioè ci sono delle società come ad esempio Fluctuo, quella di cui parlavo prima, che i dati te li danno, però devi pagarli, cioè devi pagarglieli se li vuoi. Siamo riusciti ad ottenere da loro solamente 2 settimane di dati riguardanti la città di Milano, però di più loro ci hanno detto per averne di più dovete pagare. Ma posso chiederti, non si fa, perché potrei chiedertelo a microfoni spenti, ma com'è che si scrive flutto? Perché continuo a inserire flutto e mi vengono degli insulti. Cioè, Allora, lo no, lo so, potrei. Vai. FLUCTUO. Ah, ok, FLUCTUO. Ah, eccolo, vista. Benissimo. Okay. E loro te la fanno. Quindi vuoi andare a lavorare da flutto? No, non lo so, diciamo Spagna, che bellissimo Spagna. piace l'ambito mobilità, cioè mi piace l'ambito mobilità, però mi sto appassionando anche molto all'ambito
più proprio cioè più teorico riguardante, diciamo, gli algoritmi che poi andiamo a utilizzare. Quindi, diciamo, sono questi due grandi ambiti, una parte di applicativo verso la mobilità che mi piace, ma apprezzo anche molto la parte di creazione degli algoritmi, quindi una parte più teorica, informatica teorica, se Ma vogliamo. quindi adesso tu quanto ti manca? Facciamo adesso Andrea, Quanto facciamogli manca? capire meglio. Per Finisco. trovargli lavoro subito, via. Quanto ti manca? No, finisco l'anno a fine gennaio, l'anno prossimo. Ci hanno dato Fine un'extension gennaio. sì, Quindi per fine ritrovare. gennaio che cosa si fa della tua vita, Fiorini? E non lo so, nel senso. Quando usi il cognome è pericoloso, fai attenzione. Diciamo che una parte di me apprezza molto la parte di ricerca, perché mi piace fare ricercatore, quindi mi piace affrontare i problemi. Una parte di me naturalmente però preferisce più, magari un po' più una stabilità, una maggiore stabilità anche a livello lavorativo, quindi naturalmente le aziende, c'è un'opportunità di andare in aziende, magari, cioè ci sono aziende che fanno ricerca e sviluppo, che naturalmente non è... La startup no. La startup si potrebbe No. stare, ho qualche amico che sta lavorando, con cui sto collaborando, quindi sì, magari anche una startup non sarebbe male, Che sicuramente. secondo Dove me sto fare questa innovazione? Ecco, mi di piacerebbe un po'. Andrea, secondo me lui sta mentendo, sapendo di mentire, perché ha detto dico l'università perché sto facendo il PhD e Esatto, e mi magari devo tenere buono il professore, che se e mi no. tengo buono. Professore che sicuramente mi sta vedendo e che noi salutiamo caramente. Poi, da un altro lato dico sì, però anche alle aziende, anche questo è un messaggio per il professore, stai attento perché magari non mi vedi più e ti lascio col PC in mano. Me ne vado. E la strada ha dato per la strada, dice, ma sì, già, metti che arriva. Sei Cioè, proprio. Cioè... sì, però dovete essere più arrabbiati, cioè questa cosa qui dei dati non... No, lo so, sono consapevole, effettivamente. Cioè, io ho lottato molto e spesso mi sono anche arrabbiato con me stesso per aver, tra virgolette, essermi scontrato con questo problema dei dati, perché naturalmente una volta finito il tutto non avevo la possibilità effettivamente di applicare i miei modelli. Però diciamo che è veramente difficile se non si hanno le possibilità, cioè, soprattutto, cioè, è veramente difficile. Senza pagarli è veramente difficile ottenere questi dati, anche se sei ricercatore. Cioè, questa è un po' una grande problematica, che anche se sei ricercatore, quindi io non prendo questi dati e non li vendo a nessuno, ma questi dati li utilizzo per me, per fare ricerca, non possono essere utilizzati. L'altra problematica è che se anche i dati tu ce li hai, una volta che ce li hai, però non puoi darli agli altri, perché se io compro questi dati e li utilizzo per il mio algoritmo, poi non posso renderli pubblici. Cioè, c'è anche questo il problema di riproducibilità del tuo algoritmo, ad esempio. Quindi se ci sono altri ricercatori che vogliono utilizzare i tuoi dati, tu in realtà magari non glieli puoi dare questi dati, perché magari li hai pagati molto e quindi è difficile dire ok, va bene, te li lascio. E quindi c'è anche questo questa ulteriore problematica che si somma alla prima problematica, che è quella che i dati non te li danno fondamentalmente. E diciamo per questo ci sono tantissimi, cioè molti ricercatori stanno sviluppando simulatori, quindi ci Ma sono. però non è la stessa cosa al Sono finale. d'accordo, sono d'accordo, però diciamo che partono, cioè questi simulatori in realtà, cioè, partono da modelli, da dati originali e poi hanno all'interno dei sistemi che permettono di generare nuovi dati, ad esempio noi, cioè, per uno studio li abbiamo utilizzati. Cioè, naturalmente il problema è che non puoi mai dire effettivamente questi dati Ma sono perché reali. non c'è? Scusa, un'idea, ma perché non generiamo dei dati? Ma non si possono generare dei dati? Sì, con questi simulatori puoi generare dati. Sono generi dati, tu prendi i dati in input, hai le traiettorie, diciamo, originali. Una volta prese queste traiettorie originali, ci sono all'interno degli Esatto. algoritmi Cioè, che permettono. generiamo degli universi di dati tutti verosimili. Chi se ne frega? Cioè, è un po' come quello che avviene nel deepfake, cioè nel momento in cui io prendo un volto e con machine learning ne genero uno che è simile a Gianotti. Intanto prendo Gianotti e faccio miliardi di Gianotti, no? Con la barba, con i baffi, così. Intanto è sempre Gianotti. No, ho Ma capito, se... però ho moltiplicato pensa che mondo i miei. bellissimo, cioè, capito? Che mondo stupendo Ma sarebbe. è un mondo bellissimo, però cioè, se ci pensi, non è che
Cioè, quanti già noti ci saranno? Cioè, di fatto, poi non è che è un mondo No, però, straordinariamente. certo, ma pensa anche, adesso io non sono un esperto come te, quindi, Poi come c'è, dire, ti invito a ci fare sono una anche gli riflessione. spettatori fastidiosi, no? Gli spettatori fastidiosi come che dicono Gianotti figo, che poi. Perché un'ideona, e è quella ed è vero, di leggere i commenti degli articoli ad alta voce. Questo lo dico, questo, scusa Fiorini se facciamo questo, però sarà un format di estremo successo, però succederà prima o poi. Ciò detto, perché non ci inventiamo, anzi, perché non ti inventi, Fiorini, un generatore di dati sul traffico? No, che poi, Luca, scusami, mi permetto, giusto prima di andare a rispondere a Stefano, cioè i generatori, magari esistono già, come lui diceva, no? Cioè, però il creare queste simulazioni, questi valori, potrebbe avere anche un'applicazione molto interessante con lo sviluppo dei metaversi, ad esempio, o di tutto il mondo del gaming, che immagino ne faccia già uso smodato, no? Cioè, voglio dire, dovendo andare a simulare degli scenari, immagino che abbiano già delle cose dentro, però forse potrebbe essere utile andare a cercare nel nuovo, diciamo, trovare, farci dei soldi, per quello è poi il mio chiodo fisso, come cercare di andare a farlo nel metaverso, perché poi alla fine qua, su questo mondo qua, soldi non se ne fanno, magari là No, è che potrebbe. nel metaverso che cosa puoi fare? Puoi simulare, no, una città, il traffico di una città, quello sicuramente puoi ricreare i pattern di Milano piuttosto che di Roma. Perché essere Chiaramente. ancora su Viale Fulvio Testi alla mattina Esatto, anche nel cioè, metaverso? Cioè, non che solo però domani mattina vado a capisci? beccare un'ora di coda su Cioè, Fulvio uno Testi, già anche nel lo vedi nel metaverso, fumetto, capito? cioè ti vedi Gianotti in macchina che smadonna, poi c'hai cioè, Gianotti nel Esatto. metaverso in In 3D che macchina è uguale, uguale. cioè, e si va È avanti così, bellissimo. non va bene. No, non lo so, però insomma, ti diamo questo compito, Fiorini, Va che benissimo. però non porterai a casa perché non siamo i tuoi detrattori, perché non siamo né il tuo professore né Esatto. Google. E neanche la startup. Oh, però sì, la generazione dei dati è una cosa molto, cioè, molto importante, nel senso avere pochi dati, per questo si usano questi simulatori e ne abbiamo fatto uso anche in uno studio, per questo, perché non avevamo i dati e volevamo vedere effettivamente però come gira, cioè come funzionasse il nostro algoritmo. Quindi ci siamo appoggiati a questi ragazzi del Politecnico di Torino che hanno un simulatore e abbiamo utilizzato il loro simulatore per fare il problema di relocation, l'abbiamo utilizzato con questo simulatore, abbiamo simulato i dati, abbiamo visto come effettivamente poi si distribuissero nella città e tutto. Diciamo che diciamo, il problema fondamentale è che allo stato dell'arte non vengono considerati come dati reali, cioè la comunità scientifica non li considera dati reali, cioè sono dati sintetici, ok, parti da dati reali, ma non sono dati reali effettivamente. Quindi diciamo c'è un pochettino questa problematica, ecco. Però naturalmente richiamano sicuramente dei Però pattern. Stefano, però uno potrebbe generare una serendipity in maniera, cioè nel senso che al di là di, cioè io posso ricreare una simulazione di traffico sulla base dei dati storici di Milano, però al tempo stesso posso anche dire, dimmi se dico una cosa scorretta, all'algoritmo di generare l'evento, cioè per esempio cos'è il casino di Roma? Il casino di Roma è che ci sono manifestazioni un giorno sì, un giorno no, il traffico viene chiuso, insomma ci sono degli eventi che rendono e che cambiano un po' le regole, no? Ma poi questo vale anche a Belluno, immagino possa esserci una cosa del genere, non lo so, però nel senso in piccolo magari c'è. Cioè tu hai la possibilità, cioè c'è la possibilità oltre che di ricreare un pattern, ma di ricreare anche qualcosa di inaspettato nel pattern. Allora, per come lavorano, diciamo, per come lavorano gli algoritmi di machine learning o di deep learning, il pattern del tipo lì c'è un evento è difficile da farglielo capire, perché naturalmente gli algoritmi cioè qualsiasi tipo di algoritmi con una serie storica lavora per media, nel senso cerca di identificare un pattern e quel pattern deve rimane, tra virgolette, è un pattern che rimane costante nel tempo. Questo sarebbe più quindi diciamo che è difficile, cioè un esempio può essere
quando ad esempio c'è la settimana della moda che c'è molto più casino a Milano, cioè naturalmente cioè bisogna inserire all'interno degli algoritmi fattori esterni che gli permettano di rendersi conto che c'è qualcosa che non va nei dati. Qualcosa che non va, c'è un evento particolare. Perché naturalmente l'algoritmo quello che fa è, io ho la mia serie storica, conosco quello che c'è stato dall'inizio e dalla fine, ho un pattern ricorrente, riproduco quel pattern che poi Ok. naturalmente varia rispetto al giorno, però diciamo che è un pattern ricorrente. Però sì, sicuramente in qualche modo con approcci magari differenti si può creare, sicuramente cioè, si può creare diciamo si può generare un dato che sia differente da quello iniziale perché si inserisce un evento. Ad esempio, quello di generazione dei volti. Naturalmente, se il volto è senza barba, tu tramite l'algoritmo puoi aggiungere la barba al volto. Quindi potrebbe essere, diciamo, l'idea, cioè adesso su due piedi magari l'idea è utilizzare lo stesso identico concetto per generare all'interno dei dati uno specifico evento. Potrebbe essere una soluzione, ecco. Ma Non so se è sì, capito, sono comunque. sempre volata, eh. Lo vedi Ma un po' così, no, secondo nel. me il 30, Ma no, non nel. te lo do, non lo so, lo vedo un Ma no, ma po'. che tendenza, sto cercando di capire come mettermi in competizione con le grandi piattaforme. Cioè, io voglio mettermi in competizione con i grandi produttori di nuvole, non ho ancora capito. Però, insomma, vabbè, ci stiamo arrivando. Stefano Stiamo Fiorini. arrivando. Ti ringrazio, grazie di essere stato con noi. A questo punto, insomma, facci sapere dove andrai a lavorare. Se vai a lavorare con Google, non ti vogliamo più vedere dopo questa puntata, veramente. O quantomeno invitaci a questo punto, che mettiamo Devi a firmare litigare. degli NDA enormi, capito? Con delle penali pesantissime, quindi non potrò. Esatto, se lanci una startup di generazione di dati sintetica sul traffico, paghi le royalties a Gianotti, questa è l'altra cosa. No, in ogni caso, in bocca al lupo per il tuo lavoro e noi ci troveremo con Data Jobs settimana prossima, lunedì, e ci collegheremo, dico solo che saremo in collegamento con New York, non dico altro. Arrivederci. Grazie, ciao. Arrivederci.